Il tuo papino ci ha ingaggiato per tirarti fuori dal guaio in cui ti eri messo, Briconcello. Perché sei tangente? Oh, è raffinato, amico. Ah, ma che cazzo? Non è importante, no? Importanti sono i 17 cadaveri per riprenderti alla triade che ti aveva rapito per chiedere il riscatto a quello psicopatico di tuo padre. In realtà sono 16. Che hai detto? Sono 16 morti. No, 17. 16. 7, comincia a starmi sulle palle. 16. Mi viene da sbattere la testa contro un magari lungo. Ti aiuta la memoria. Ma perché cazzo ti prende? 16. Erano 17 e ho una gran voglia di strangolarti adesso. Ti dispiace se facciamo il conto? Cosa vuoi perdere lui? Non me ne frega un cazzo di okay. I'm forever blowing bubbles. 1. Pretty bubbles in here. 2 e 3. They fly so high. Nearly reach the sky. I 5 apocalisti. Quello grosso e quello grosso. Entro oggi. 10. 3 stronzi con le spade. Ho capito! Perché sempre le spade? E la triade, anche tu le useresti. Figlio di puttana! Non è male questa spada. Direi che è ora di un pasticcino. Una bomba alla crema. Quella funziona. Forever blue. E poi c'è il cazzone con la moto. Pretty bubbles in the air. Pretty bubbles. Sono 16. Hai dimenticato il povero civile innocente. Che cazzo? Ehi amico, stai bene? Cazzo. Non era colpa nostra. Non era colpa nostra. No. Che ne direbbe il trenino Thomas Lemon? Ora sei meschino. Direbbe, assumiti le tue responsabilità. Non parla mica così. Sentite, io credo che scenderò alla prossima fermata. Ah, rimaniamo seduti, eh? Sai come chiamano il tuo Paposchi? Certo che lo so. La morte bianca. Non proprio un frutto. No, infatti. C'è una storia, dimmelo se già la conosci, di una donna che disgraziatamente doveva una grossa somma di denaro a tuo padre. Ora, la questione è che le c'era voluto un po' per procurarsela. Ma la restituì con 5 minuti di ritardo. Lui che le ha fatto? Le ha tagliato un braccio. Porca puttana. Sì, voleva un dito per ogni minuto di ritardo. Comunque, non è un mostro, non ha tagliato 5 volte, un taglio solo. Il nostro lavoro è tenerti al sicuro e recuperare la valigetta con dentro i soldi del riscatto. Il mio obiettivo è portare a termine il lavoro e tenere... Lemon? Dov'è la valigetta? Oh, è al sicuro. La valigetta, Lemon. Prendimi quella cazzo di valigetta. Voi siete un peso, lo sai? Per mio padre. Non ha bisogno di un motivo per uccidervi, ma di uno per non farlo. Lui ne ha uno? Sono un po' confuso. Pronto? Hai figlio di morte bianca. Intendi quella testa di cazzo con i tatuaggi in faccia? Sì, ce l'ho. Valigetta? Sì. Certo che ho la valigetta. Dovete scendere a stazione di Kyoto. Allora vostro lavoro sarà concluso. La valigetta era lì. Ma adesso non c'è più. Dobbiamo trovare quello che l'ha presa. Forse hai ragione. La mia fortuna sta cominciando a girare.